Ciao a tutti! Finalmente vi posso svelare che cosa sto combinando da un paio di settimane. Come avete letto dal titolo, anche quest'anno sarò ad Avilmente Vicenza, però rispetto all'anno scorso, quest'anno coprirò l'intera durata della fiera, per cui mi troverete lì sì, dal 18 fino al 21, per cui da giovedì a domenica, 18-21 ottobre. Cosa combinerò quest'anno in fiera? Allora, partecipo ad un progetto bellissimo insieme ad altre creative che si chiama Cucito su di te, il Dressmaking Lab, che è praticamente un'area laboratorio inserita all'interno della Fabbrica dei Sogni, la Hall 7 della fiera, e un'area dedicata interamente alla moda DIY, per cui progetti di cucito che riguardano strettamente l'abbigliamento. Mi troverete quindi nella Hall 7. Avrò il mio piccolo stand e quindi potrete venire a salutarmi, possiamo abbracciarci, possiamo salutarci, eccetera, eccetera, e tante cose. In più, se vi fa piacere, anche quest'anno organizzo dei workshop sia la mattina che il pomeriggio e nello specifico ripropongo la gonna con l'elastico, perché ho visto che comunque è un progetto che è piaciuto tantissimo qui sul canale e che si presta benissimo per tutte quelle persone che vogliono imparare a cucire, perché è un progetto veramente semplice, non richiede il cartamodello e quindi se vi fa piacere cucire insieme a me, potete appunto partecipare ai workshop. I posti sono limitati perché lo stand è comunque piccolino, per cui sono veramente limitati i posti e quindi se volete partecipare, se volete assicurarvi appunto di avere un posto per il workshop, potete prenotarvi, vi lascio giù in descrizione i link appunto per prenotarvi ai workshop. Non farò solo i workshop in fiera, ma vi proporrò anche dei live show e quindi sarò io stessa a cucire davanti a persone e quindi questa cosa mi mette un po' di agitazione, ma ho scelto un progetto molto semplice che è la trasformazione di una camicia da uomo in una gonna per donna, ragazza e quant'altro. È un progetto semplicissimo, sapete che mi piacciono tantissimo i progetti di refashion e quindi mi sembrava diciamo il progetto giusto da proporre in fiera. Per maggiori informazioni sulla fiera, sull'area, il Dressmaking Lab, appunto sul progetto, i workshop, i corsi, eccetera, eccetera, trovate tutto giù in descrizione, per cui vi metterò i link al sito di Abilmente. Fatemi sapere se parteciperete anche voi. Mi dispiace che non sono stata a Roma, perché magari molti di voi avrebbero preferito che fossi stata a Roma perché magari la posizione è un po' più favorevole. Comunque mi dispiace, fatemi sapere invece chi verrà a Vicenza, soprattutto se vi va di partecipare al workshop, insomma, scrivetemi tranquillamente per avere maggiori informazioni. Io intanto vi saluto, vi ricordo che se volete seguirmi sui social trovate giù in descrizione i link, magari vi aggiornerò anche lì con delle novità perché mi viene più veloce. E niente, non resta che salutarvi, ci vediamo in fiera, io continuo con tutti i miei lavori, i miei dietro le quinte che comunque vi racconterò una volta finita la fiera. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!